dallo scenario dei vigneti di Terre del Veglio, in compagnia dello chef romano Stefano Monaco, andiamo a presentare le tradizioni e i prodotti dell'azienda agricola Terre del Veglio, che saranno valorizzati dal nostro chef tramite dei piatti. Stefano, che cosa hai intenzione di prepararci oggi? Come antipasto ho pensato a un fiore di zucca, e ripieno di ricotta di pecora, salsa al melone e funghi champignon. Poi andremo a fare come primo piatto uno gnocco di patate alla norma, e quindi con ricotta disidratata, e come per finire un dolce, il cheesecake, ricotta e scorza d'arancia. Lasciamo quindi Stefano alla preparazione dei piatti e prima di andare a presentare i vini che andremo a abbinare alle preparazioni, ci dirigiamo in azienda per fare due chiacchiere con Dario David, figlio del titolare dell'azienda Terre del Veglio. Ci troviamo nel cuore della cantina Terre del Veglio, all'interno di una grotta naturale scavata nel tufo, dove avviene l'affinamento dei vini. Dario, vuoi parlarci dell'azienda? L'azienda nasce oltre 50 anni fa, quando mio padre ereditò questa grotta scavata nel tufo e un piccolo appensamento di vigneto. Ad oggi i vigneti sono stati rinnovati e migliorati, tutti ingranditi, la cantina è stata sistemata con le migliori tecnologie per esaltare la qualità del vigneto. I vigneti ad oggi coltivati sono circa 12 ettari, coltivati a controspalliera, cordone speronato per i rossi, guio per i bianchi, da cui si producono vini GT monovarietali da uva autoctone e internazionali, e principalmente i due vini di punta, i Cremera, bianco Romadoc classico Malvasia puntinata e rosso Romadoc. Quindi Dario, vogliamo tornare a vedere? Sì, andiamo da Stefano a controllare cosa sta facendo. Andiamo. Abbiamo deciso di abbinare ai piatti prodotti un vino prodotto dall'azienda agricola Terre del Veglio, il Cremera. Dario, vuoi raccontarci di questo vino? Certamente, il Cremera bianco è il nostro DOC Roma classico e viene dalla spremitura, vinificazione di uve Malvasia puntinata in purezza. È un vino molto minerale, fresco, e l'abbiamo scelto apposta perché si abbinava al meglio con questi piatti.